Innanzitutto buonasera e vi ringrazio di essere venuti ad ascoltare questo reading, presentazione di questo libro inedito in Italia. Ci tenevo a presentarlo perché negli ultimi anni la letteratura balcanica è stata messa in secondo piano e dato che le questioni riguardanti la guerra e tutto quello che ne consegue sono state messe un po' da parte. Inizierò a parlare un po' della biografia di Vladimir Senijevic, che dagli anni 90 in poi si è occupato di queste tematiche e che ha cercato di darci un quadro abbastanza reale e a volte forte, con tematiche trattate forse un po' forti, appunto, e ha cercato di darci uno sguardo sui Balcani, ma nell'ultimo periodo anche sul mondo globale. Nel 2008, quindi poco tempo fa, esce il suo penultimo romanzo, Predator, che andrò a presentare dopo con un reading. Questo romanzo è fondamentale perché crea, diciamo, una rottura dal tipico romanzo di guerra balcanico, ovvero se osserviamo la letteratura di scrittori tipo Damir Karakaš, Miljenko Jergović, o altri scrittori che si sono addentrati in queste tematiche, porta la situazione della guerra nei Balcani accanto a delle tematiche globali, quindi come possono essere la tecnologia, l'alienazione, il nichilismo, che va a trattare nel profondo, però cercando di affrontare queste tematiche globalmente, avvicinando i vari personaggi che provengono da diverse terre. Sei sempre stato brutto, non credo ai miei occhi, così nel lontano 84, diceva la madre ubriaca di Hassan, davanti a parenti ed amici per i festeggiamenti del suo 12° compleanno, e stringeva le spalle con un'inconsueta combinazione di amore e disgusto, osservando il volto ossuto, il naso imponente e gli occhi minuti ed infiammati del suo unico figlio. Prima che il suo sguardo sia riuscito a contenere anche le sue enormi orecchie. Ma da chi ha preso le orecchie a sventola, nessuno se lo riesce a spiegare. Dal tavolo echeggiava la risata ubriaca e sfrenata. E Hassan aveva le orecchie talmente a sventola che qualcuno, già dal primo anno delle scuole elementari, nella nativa Sarajevo, gli aveva urlato: «Per amor di Dio, guarda Dumbo!» E tutto ciò non era cambiato e si era incollato a lui per sempre, come una maschera che non poteva in nessun modo togliersi di dosso, dopo che, per anni, schernevoli voci attorno a lui avevano echeggiato: Dumbo, 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 Dumbo! 46. Adesso è l'estate del 2000 e la pioggia cade incessantemente. Il cielo si apre tutto d'un tratto. 45. E rimbomba, rimbomba, rimbomba. Sveglia pure Hassan dal suo sonno secolare. 44. A fatica alza la testa per osservare le grosse gocce di pioggia, come cadono sulla terra fuori dal suo rifugio sotto al colonnato. 43. E di nuovo, con difficoltà, la cala nel proprio vomito, quel soffice, tiepido guanciale che si disperde sotto la pressione. 42. Tutto fino a quando il viso, finalmente, non si incontra con la pietra fredda. 41. Vicino alla sedia a rotelle distrutta, nella quale con fragore russa Aurelio. 40. Aurelio, il gobbo dal muso barbuto ricoperto da uno strato secolare di sporcizia incrostata e riluttante, e dal profondo cappuccio disgustosamente imbrattato. 39. Aurelio, che da qualche parte durante la sua vita perse il braccio sinistro ed entrambe le gambe, il 38. suo unico vero amico rimasto su questa terra.